Casalbellino si appresta ad accogliere la statua di Maria titolatrice della Cattedrale di Nazareth, proveniente direttamente dalla missione mariana in Europa e benedetta da Papa Giovanni Paolo II. La statua, che è di ritorno dalla Moldavia, è quella originale che tocca le più importanti città europee nel suo percorso di nuova evangelizzazione. Il gruppo dei fedeli di San Matteo, sempre attivo nel creare questi momenti di incontro e preghiera, ha fortemente voluto ed ottenuto il passaggio della statua di Maria anche nel piccolo centro cilentano. Questo momento di preghiera, afferma il presidente Alfonso Grieco, porterà ulteriore lustro alla nostra piccola realtà e tanta speranza di fede. Mi auguro che tutti ci raggiungano numerosi, perché questo resterà un momento unico e irripetibile per Casalbellino e l'intero Cilento. La statua giungerà venerdì 30 settembre nella cappella dove hanno riposato le spoglie di San Matteo per ben 5 secoli. Sarà accolta con una santa messa che sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Ciro Miniero. Inizierà alle 17:30. Il programma prevede visite e preghiere che si alterneranno fino al 2 ottobre. Sulla pagina Facebook I Fedeli di San Matteo, il calendario delle iniziative organizzate per onorare la tappa a Casalbellino della statua di Maria titolatrice della Cattedrale di Nazareth.